Matera, capitale europea della cultura 2019. A Grottole, un progetto di rigenerazione urbana che offre un'opportunità unica, vivere un periodo sabbatico nel cuore della Basilicata. Il logorio della vita moderna minaccia la nostra esistenza. E allora? E allora non resta che decidere di mollare tutto per un po', candidarsi al progetto The Italian Sabbatical e sperare di essere tra i 4 volontari ai quali Airbnb, insieme all'impresa sociale Wonder Grottole, offre un'esperienza unica. Diventare per 3 mesi, da giugno fino ad agosto, quest'estate, abitanti di Grottole, un piccolo borgo abbarbicato su una collina ad una manciata di chilometri da Matera, capitale europea della cultura 2019. Mi sono innamorato di Grottole durante una camminata con un gruppo di persone. Siamo arrivati nel 2013, sono arrivato qua e tutti siamo rimasti veramente meravigliati per la bellezza, per l'autenticità del territorio e per la genuinità delle persone. Andrea Paoletti è un architetto. Nel 2012 sceglie di trasferirsi in Basilicata, nella città dei Sassi, dove fonda Casa Natural, un incubatore di cultura creativa e sostenibile. Un anno dopo, Andrea scopre Grottole ed è subito amore, quello che ha ispirato la creazione, insieme a Silvio Donadio ed altri giovani professionisti, di Wonder Grottole, un progetto di rigenerazione urbana per combattere lo spopolamento e tentare di restituire al centro storico una seconda vita. Ripensare il centro storico vuol dire anche veramente farsi nuove domande, guardare con occhi nuovi, creare dei nuovi immaginari. E Wonder Grottole è tutto questo: portare persone che vivono altrove, portarle qua e farle convivere con la comunità locale. Per farlo, grazie ad una raccolta fondi lanciata sul web, sono state acquistate 3 delle 629 case abbandonate del centro storico e un piccolo fazzoletto di terra. Nasceranno 2 residenze e uno spazio di condivisione. Ci troviamo all'interno di una delle case che abbiamo acquistato e che ristruttureremo a giorni, iniziamo. E l'obiettivo è quello di ospitare persone da tutto il mondo, ma soprattutto creare anche un posto di aggregazione tra la comunità locale e le persone che vengono da fuori. Nel frattempo Airbnb, il colosso degli annunci di affitti online, sposa l'idea e lancia The Italian Sabbatical. Dopo soli 10 giorni dalla pubblicazione del bando, che scade il 27 febbraio, le domande pervenute sono oltre 200.000. I prescelti, una volta arrivati a Grottole, si immergeranno nelle tradizioni e nella cultura locale, impareranno l'italiano, a fare la pasta in casa, a fare l'olio e il formaggio, a coltivare l'orto e al tempo stesso daranno il proprio contributo in tutte le attività del borgo. Infine, saranno proprio loro a fare da guida ai visitatori in arrivo in Basilicata per Matera, capitale europea della cultura 2019, e al termine dei 3 mesi sarà loro conferita dal sindaco la cittadinanza onoraria. Naturalmente noi ci ritroveremo a giugno, quando appunto i 4 finalisti arriveranno qui a Grottole per vivere la loro esperienza. Certo, vi aspettiamo e aspettiamo tutti quanti. Chi vuole venire a Grottole, noi siamo qua.